Milano è debole in scia alle altre borse di Eurolandia, in rally STM. Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologico, viaggio e intrattenimento e vendita al dettaglio. Tra i più negativi della lista di Milano troviamo i comparti siderurgico, banca e media. Sostanzialmente stabile l'euro-dollaro USA, che scambia sui livelli precedenti a 1,0901. Tra i dati macroeconomici rilevanti, migliora leggermente la fiducia dell'economia d'Eurolandia, mentre in forte accelerazione il clima degli affari attestandosi a 1,09 punti. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli dagli USA. Attesa una partenza stabile per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 5.541,50 punti.